E noi rimaniamo nel Veneto perché c'è Rosario Padovano assieme a Luigi Panariol, vice sindaco a Cintocao Maggiore. Vediamo di cosa parlano. Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Abbiamo invitato Luigi Bagnariol, vice sindaco di Cintocao Maggiore. Si fa un gran parlare di manovra finanziaria, Tremonti, amato, odiato, più odiato che amato. Ma Bagnariol, lei sta dalla parte del ministro. Cioè, io penso che la politica deve vedere un po' più lontano, quindi dobbiamo renderci conto che bisogna affrontare dei problemi. In un'azienda, quando le cose non vanno, fanno una bella ristrutturazione. La politica deve avere il coraggio di rinunciare ai suoi privilegi e anticipare i problemi, non essere obbligata ad affrontarli quando decidono gli altri. Ci sono dei margini negli enti pubblici di risparmi, di tagli, di cose che non interessano niente ai cittadini, quindi io dico che questo è il momento di tagliare e tagliare dove non si fanno danni ai cittadini, ma per fare questo ci vuole una politica seria e non difendere gli interessi Ho nostri. capito, ma quando i tagli sono generalizzati si rischia di tagliare anche sul sociale, su strutture, su strade, su infrastrutture, sulle scuole, sul personale. Cioè, voglio dire, si rischia la deriva o no? A Cinto non è così. Non solo a Cinto, nessuna parte. È evidente che se un comune vuol fare il primo della classe nella cultura, il primo della classe nell'accoglienza, il primo della classe nello sport, il primo della classe in tutto, non ci sono risorse sufficienti e non ce la Signor facciamo. Sindaco, mi scusi, ma qui lei sta accusando un po' i sindaci del territorio di fare un po' i primatori e i primi della classe, o sbaglio? No, io No, dico. perché il riferimento è chiaro. È molto Io dico chiaro. che i sindaci devono prendere atto che è una situazione da tagliare qualcosa e se tagliamo adesso, tagliamo noi. Se aspettiamo ancora un po', facciamo la fine della Prima Repubblica Tutti a casa, via e ci tutti. faranno tagliare gli altri. Via tutti allora. Grazie al signor vice sindaco, l'ho chiamata sindaco, scusi per il lapsus, chiedo scusa anche al sindaco Querini magari. Grazie a tutti e arrivederci. Magnariolo rimane sindaco a vita.